Il motivo per cui questa scena iniziale, che abbiamo visto poi in esclusiva solamente noi questa sera, come mai è stata tagliata? Beh, è stato un parto difficile perché anch'io ci tenevo molto a questa scena, però parlando con i produttori poi abbiamo convenuto che fosse giusto iniziare, come si suol dire, in media res, cioè nel senso partire dall'esame e poi pian piano mettere insieme tutti i pezzi, fosse un pochino più coinvolgente, oltre al fatto di avere una prima scena molto identificativa di una commedia divertente. In realtà il film voleva essere altro, e infatti poi pian piano va in, diciamo così, in un'atmosfera un pochino più, se vogliamo dire, psicologica, profonda, racconta dei personaggi in una certa maniera, e quindi ci è sembrato un sacrificio accettabile, ma è una scena, tra l'altro, recitata benissimo sia da Bressanello che da Maya, insomma molto, molto divertente, molto bella. E quindi le riprese si sono svolte tra Mogliano Veneto, Treviso e anche Roma, giusto? Sì, anche Roma, e poi vabbè, abbiamo fatto un pezzo lì a Eraclea, vicino a Jesolo, il pezzo al mare, si è ben girato comunque quasi tutto in Veneto. Il girare qua a Mogliano è stata una specie di manna dal cielo, mi viene da dire, perché abbiamo trovato una location che era perfetta come la sognavo, e poi pian piano siamo partiti dal cinema e abbiamo scoperto che c'erano tutta una serie di altre location, il campo della cosa, la chiesa, la sacrestia, la piazza, che erano perfette per la nostra storia. Quindi veramente questo film deve tantissimo a Mogliano, e quindi di conseguenza io devo tantissimo a Mogliano. È un film che io ho dedicato a Mauro Spinelli, che era di Treviso, anche lui di un paese vicino a Treviso, e che è la persona grazie alla quale io ho iniziato a fare cinema tanti anni fa, e quindi ha scritto questa sceneggiatura bellissima che ha vinto il premio Solinas nel 2007, e sono riuscito a realizzarlo solo adesso, anche grazie a Pepito, a Mirko, che anche lui è originario di qui, che è il produttore esecutivo, e la storia di questo ragazzo, la perdita dell'innocenza di questo ragazzo, che abbiamo messo in parallelo, questa è stata la sensibilità di Mauro, con la perdita dell'innocenza di un intero paese. Cioè, non a caso il film è ambientato nel 78, anno dell'omicidio Moro, della legge sull'aborto, in qualche modo è un paese che anche lì stava cambiando e non si poteva più tornare indietro, come lo stesso Alvise nel suo piccolo, insomma, un momento in cui perdi la fanciullezza e non puoi più tornare indietro e prendi una consapevolezza diversa. E quindi questa, diciamo, metafora, questo parallelismo è molto poetico, trovo.